Sono le 5:27 e cosa faremo? Ve lo spiego in un altro spezzone. Si parte da Trapani, nei pressi del centro storico Torre di Ligny, si pedala fino alle pendici di Monte Monaco, San Vitolo Capo, si sale il Monte Monaco, si scende giù, si pedala fino a Monte Cofano, si lascia le bici giù, si sale a piedi Cofano, si riscende, si riprendono le bici, si scende verso Trapani, alle pendici di Erice, e lì si affronta l'ultima salita mista, chi vuole andare in bici va in bici, chi va a piedi, e poi su, in vetta, nei pressi del Pandino, un brindisi natalizio, un augurio. Dal mattino al Pandino! Ecco qual è il programma di questa giornata. Occhiali tutti in ordine. Cosa stai facendo tu alle 5:30 quando noi registriamo? Dove sei? Dove sei? Parte la prima pedalata e già siamo 4. Buongiorno Nino. Torna lo zio Nino. Siamo puntualmente in ritardo. Buongiorno. Zio Nino, Fabrizio. Buonasera, buongiorno. Mare, c'è Dani, c'è Enrico, ci sono io. Andiamo. 3:53. Andiamo verso Custonaci. È l'alba. Torniamo a prendere il Danilone! Buongiorno a te, la lampadina gli lampeggia! Le prime impressioni a caldo. Le prime impressioni all'alba sono sempre le più belle, come possono essere altrimenti. Quando esci con quello villa, l'avventura all'imprevisto è proprio intrinseco, per contratto. Il coda dietro sembra molto molto pro, con il sembra non ti voglio offendere, però. Ragazzi, facciamo un plauso a questi 106 kg che pedalano anche su una gravel, quindi gravati da una gravel, e poi Danilo è qua. Ti posso dire che sto bene, mi sento bene amici miei. Poi c'è la bici di Nino, ma Nino non c'è, eh. Eccolo, sta facendo pipì zio Nino. E che fai Nino? Abbiamo alleggerito il peso. Quei 300 grammi che fanno la differenza. Prima sosta meritata Fabri. Che già consiglia un cornetto. Eccoli qua, i 106 kg portati a Custonaci. Cioè Danilo, com'è immatricolato? Autocarro Danilo. Autocarro, giusto. Purgatorio, 7:30. 7:53. Il Golfo di Magari. E abbiamo anche un pezzo in più, perché ci ha aggiunto Toti. Questo è quello che troviamo quando sono le 7:58 di questa giornata di dicembre, di questa escursione nata da questo cranio. Abbiamo un walker, il primo walker. Ci raggiunge il rindinella della situazione 2021. 2021. In tutti i negozi di ciclismo. Stiamo arrivando verso Nuvolone. Eccoci qua. Alle pendici il Nuvolone che vi imbica con tanto di ciabattina. Buongiorno! Buongiorno Nuccio. Buongiorno mamma. Questo è quello C, questo? Sì. Andiamo. Fabri. Buongiorno. Collega. Sì, ma è un po' più avanti la partenza. Dentro la busta c'è il cappellino. Allora ragazzi, siamo qui in un'intervista al team manager di tutto lo stivale Gaspi, responsabile anche logistica e ospitali di tutte cose. Anche le scariche di andare a votare. Esatto. Le scariche. Anche dei servizi, sì. Mamma, una barretta. Abbiamo anche qui responsabile di quelle proteiche, di quelle proteiche. Responsabile dell'ospitale. Guarda che cose tu ci ha comprato, le ciabattine per gli ospiti. Oh mio Dio. Cioè, cose che tu non potresti mai usare, Fabio. Ma cioè, non so. Io manco a casa le uso le ciabattine. Cioè, non ne ho mai avuto un paio di ciabattine. 8:36, partiamo per questa seconda fase a piedi. Ma frescona sei, vedi collega, dopo un sacco di storia hai visto, e ora ci sei dentro. Che figata però passare dalla bici a camminare per un sentiero di montagna, e più tardi andiamo lassù, qui su. Non la fare guidare, che ti fa comunque. Io seguivo il culettino di Peppe, quindi non ho capito niente. Oh, ora ci siamo. Ma secondo me è sempre da qua, si sa. No, senti Kevin. Quella che è una casa. Raga, parti quella, no. Ciao Mari, come va? Tutto bene. Stiamo salendo a Monte Monaco. Un trattore, Mariangela, ragazzi, un trattore.
Eccoci qui in vetta, Cloro. Dobbiamo considerare che... Ma ragazzi, ma sembra tipo dipinto. Dove siamo, Cloro? Sembra dipinto. Siamo sui 5,28 di Monte Monaco. Non li sentiamo. No, non li sentiamo. Sentiamo. Senti che c'è meno ossigeno tipo qui in altura. Ah, no, non li sentiamo. Eccola qua la croce. Il Totino è salito. Ce l'abbiamo fatta. Non scordiamo il pannino. Tre portachiavi del pannino dentro il box del guestbook della croce. Monte Monaco, San Vitolo Capo. Monte Monaco fatto. Torniamo dal nuvolone, forse un caffettino. Ci vestiamo da ciclisti e andiamo verso Cofano. Stiamo scendendo da Monaco, nuvolone da qualche parte lì. Rieccoci. Qua c'è Gaspi con le Crocs. Ciao papà. Ciao mamma. E io trovo... Allora vada in fondo a sinistra. No, signor Lucchese. Volevo mettere questo. Ah, prego, prego. Tavolino, tavolino. L'unica che non si prende il caffè è seduta. Ok. Guardate che comodo l'armadione del nuvolone, che poi sarà il vano bici. 11:28, siamo alle pendici di Monte Monaco. È arrivato il momento di rimettersi in bici. Ci siamo cambiati, ci aspetta Cofano. Ciao mamma. Ciao ciao. Ma grazie. A dopo. Ci vediamo sotto Cofano, Baglio Cofano, va bene? Andiamo. Andiamo. A dopo ragazzi. Ciao nuvolone. Ciao nuvolone, ci vediamo dopo. Procediamo verso il Baglio Cofano. Va freschetto. Eccoci qua, fine della seconda transizione. Questo è Cofano. Bici parcheggiate. Torna zio Nino, natalizio. Eccoci. Fabri, possiamo partire? Possiamo partire. Qui c'è il rieccoci, quello è il nuvolone. Questo è il Cofanone. Ci aspetta una bella scarpinata. E poi su, c'è una bella vista. Ciao Manuel, sei un grande, bravo. Ciao. Tranquillo. Grazie per averci aspettato. Più tardi che mai, tranquillo. Ciao Giuseppe, piacere di conoscerti. Mio. Trapani, poi eravamo lì sul Monaco, adesso siamo qui in cima al Cofano e stasera saremo in vetta ad Erice. Eccoci qui Enrico, due vette in un giorno e tenteremo per la terza. Quali sono le doppiette che hai fatto nella tua vita? Doppiette? Si possono dire? Si possono dire. Siamo scesi dal Cofano. Siamo scesi dal Cofano, adesso siamo scendi dal Cofano, dove sei? Sei giù dal Cofano, sei giù dal Cofano. Adesso apriamo un altro Cofano, il Cofano del Nuvolone e Semagna. Non hai problemi. Con il Cofano alle spalle. L'offerta è bassa e la domanda piatto alta. Di riso, Nuvolone, Coca Zero, sono tutto fituso. Balla grande. Abbiamo mangiato, parliamo del grande servizio, voto 10, ma anche Gaspare. A livello di 210 grammi, eh? Esatto. Ok, noi andiamo verso la base della Funerice, ci aspetta qualche altro amico per l'ultima salitella. Ma stiamo partendo, Cloz, che fai? Che fai? Eccola, eccola. Oh, aspettateci che andiamo verso Erice, stiamo arrivando. Ciao nuvolone! Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bentornati! Previsto, siamo a Sant'Andrea Guagia,
4:44. Arriviamo! Siamo in città, ormai è praticamente buio. Eccoci qui all'ultimo meeting point. Adesso manca la ciliegina sulla torta. Il nuvolone arriva dopo Rignano, ma essere mai sto nuvolone. Adesso salito in bici, Monte Monaco, poi in bici fino a Monte Cofano. Io bello male. Monte Cofano a piedi, poi da Monte Cofano alla base di Erice. E adesso saliamo al Pandino! Vamoni Fabio, sta salita. Ultima frazione. Casa no, ultima frazione. Il manager Gaspi. Gaspi che è. Vamoni dai! Partita l'ultima salitella. È piovuto, ma c'è una temperatura fantastica. Dai che su ci aspetta il brindisi. Pandoro, panettone, altri dolciumi, dai! Dai, arriviamo Pandino! Mancano ormai un paio di tornanti. Mare è salita. Grande! Un'impresa per una ragazza, una grande impresa. Dal mattino al Pandino! Ciao a tutti! Ciao! Chi è questo? È ottima! Che grande papà! Oh! Auguri a Pia che ha avuto e a Fabrizio che hanno avuto un'idea splendida da replicare. Saluto ragazzi! Auguri! Auguri a tutti! Peppe e Bica, siamo veramente un gruppo molto nutrito perché siamo stati nutriti. Dico sento che se mangiamo! Siamo stati nutriti molto bene. Milene, la torta non è bella, ma è buona. Che strano essere qui a Pandino, non da solo ma in compagnia. Non so chi si vede. Ciao a tutti! C'è un bel gruppo nutrito, mi fanno tutti gli auguri. Mi sono meritato una bella torta, auguri! Quanto sono contento di aver pensato questa cosa e di averla fatta. Fatele quelle cose che vi sembrano pure assurde, che poi appena fatte non lo sono più. Fatele, che poi appena fatte sono stupidaggi e ne volete fare delle altre e poi ancora delle altre. E questo significa vita, vivere.